Gli uffici di Giolitti. Il Caffè Medail, aperto a fine 800, fu per lunghi anni il centro di ritrovo di cultura e di divertimento per Bardonecchia. Nel dehors che si affacciava su via Medail c'era un'orchestrina che in estate allietava i passanti. Nel cortile c'erano i primi campi da tennis. Nella sala da pranzo al primo piano, l'ufficio della presidenza del consiglio. La sola fotografia che è rimasta di Giolitti a Bardonecchia è proprio quella dello statista che entra nel cortile del Caffè Medail. In altri anni gli uffici di Giolitti furono installati nella cosiddetta Casa Rossa, ora tinteggiata in giallo, a fianco della ferrovia, edificio che fu prima stazione del paese, poi sede della direzione tecnica del traforo e infine casa degli operai della ferrovia. Il testo che ascoltiamo risale all'estate del 1912, nei mesi in cui iniziarono le trattative di pace con il governo turco per mettere fine alla guerra di Libia. Giolitti seguì da Bardonecchia il lavoro dei diplomatici italiani in Svizzera. La cittadina consentiva infatti al presidente del Consiglio ottimi contatti telegrafici con Roma e collegamenti ferroviari con la Svizzera tramite il traforo del Fréjus. Il giornalista che da Bardonecchia raccontava quelle giornate intitolò il suo articolo Il piccolo Braschi, facendo riferimento al Palazzo di Roma, sede del Ministero degli Interni e della Presidenza del Consiglio. La Stampa, 26 luglio 1912. Partendo da Roma, come avrebbe potuto l'onorevole Giolitti mettere nel suo bagaglio estivo una parentesi di oblio delle sue cure di governo? Le giornate dell'onorevole Giolitti a Bardonecchia sono di poco dissimili da quelle che egli passa alla capitale. Qui, come là, il suo orologio segna poche ore di riposo. Qui, come là, egli vigila attentamente su ogni mossa del grande scacchiere politico, attorno a cui i diplomatici fanno le loro schermaglie. Qui, come là, egli conserva le sue abitudini di lavoro metodico, che è proprio dei lavoratori di razza. I villeggianti bardonecchiesi sono certi di incontrarlo, mentre dalla casa di Borgo Vecchio in cui abita, egli scende in Borgo Nuovo, ov'è il cosiddetto Piccolo Braschi, composto di un modesto appartamento. Una notevole parte del quotidiano lavoro gli è portato dalla cosiddetta valigia del presidente. Una valigia che lo segue giornalmente in ogni angolo d'Italia, ovunque egli vada. Ciò che essa contiene lo si potrebbe definire il lavoro di una giornata di governo. Il contenuto, infatti, rappresenta gli atti compiuti in una giornata di lavoro dai singoli ministeri. L'onorevole Giolitti prende diretta cognizione di ogni pratica, che è quasi sempre il prodotto di sue precedenti disposizioni, e quindi firma, ritocca, annulla a seconda dei casi. Questa è la parte, per così dire, burocratica del suo lavoro. Per quanto riguarda invece gli affari di natura particolarmente politica, che non possono soffrire indugi, vi provvede col telegrafo, mediante il filo speciale che unisce il piccolo Braschi di Bardonecchia al Braschi più vero e maggiore di Roma. Soltanto quando gli è lecito mettere la parola fine sull'ultima pratica, l'onorevole Giolitti si concede un po' di riposo che dedica a passeggiate campestri. Sono queste le brevi oasi di pace del presidente, le brevi ore in cui la sua mente può tuffarsi nelle delizie della quiete e i suoi polmoni possono prendere un lavacro di aria pura ed ossigenata. La vera e essenziale differenza tra la vita di Roma e quella che egli fa nei suoi soggiorni campestri consiste nella liberazione da quei numerosi obblighi decorativi e di convenienza che sono inerenti all'alta sua carica e che, data la natura dell'uomo, devono formare, mi immagino, il maggiore suo tormento.
A proposito della semplicità bonaria del presidente e del suo temperamento istintivamente ribelle agli atteggiamenti solenni, ho raccolto un giorno una frase che è una pittura del suo carattere. La frase era rivolta ad un suo conoscente, che incontrandolo per la strada gli aveva augurato il buongiorno. «Ah, che lava spas!» gli rispose l'onorevole Giolitti. «Mi invece metu candé duerve bottega!» e continua il cammino verso il piccolo Braschi. Così è l'uomo.